Buonasera a tutti, dico buonasera perché insomma non è tanto giorno oggi nonostante ci sia la luce. Che ore sono, Ale? Sono le 7:15. E questo tempo è terribile. Sì, è terrificante. Mal di testa, che hai? Mal di pancia? Un mal di testa oggi, mi sento molto spossato. Quindi continua. Il tempo non è granché, vero Ale? Eh sì. Bene, siamo qui stasera così, vi regaliamo un'altra ricettina molto estiva molto molto saporita e gustosa. Una zuppetta di pesce. Guardate qua che meraviglia. Guardate un po' nel particolare. Il particolare, nel andiamo al particolare. Quello che serve. Allora, qui mettiamo un po' quello che ho trovato in pescheria. Ci volevano le tracine, ci volevano appunto i pesci di scoglio, eccetera. Però purtroppo non le ho trovate. Però è tutta roba fresca. E lo facciamo lo stesso, no? Abbiamo lo stesso sicuramente, guarda. Allora, guardate, abbiamo cozze, poi abbiamo rana pescatrice già a pezzettini, poi abbiamo la marmora, vedete? Poi abbiamo il gamberone, le mazzancolle, abbiamo le vongolette e poi gli odori, i classici odori, e cioè abbiamo il prezzemolo, l'aglio, i capperi, la cipolla, un buon peperoncino e il pomodoro. E adesso direi che non ci possiamo lamentare come pesce, ecco. Anzi, senti, ma che dici, ce la vogliamo mettere un po' di lemongrass? A voglia, buona. Sì. Ok, allora ce la vedo. Ok, allora andiamo a prendere il lemongrass e poi facciamo vedere come la trattiamo. Eccoci qua, allora guardate, al di là dei pesci che uno ha, che appunto il pescivendolo ti dà, e gli andiamo di olio. Esatto, dobbiamo fare un soffritto, quindi accendiamo il fuoco, ecco qui, e dobbiamo mettere i nostri capperi che abbiamo tritato, si vede Ale? Sì, certo. Ok, l'aglio. Poi, importante, il peperoncino buono, quello terribile che trovo al supermercato. Questo peperoncino verde è buonissimo. Esattamente. Poi, ecco la nostra lemongrass. Che tagliamo in due, ecco qua, in modo che sprigiona il suo profumo. Esattamente. Poi, la cipolla che io ho scelto di non tritare ma di affettare, avete visto nel filmato. In modo rossolano. Esatto, a filange, eccola qui. E allora, adesso, questo deve andare per circa 10 minuti in modo che tutto venga insaporito e che la cipolla si appassisca. Allora, guardate come è diventata la cipolla. Ovviamente, guardate che meraviglia, non potete capire il profumo. È meraviglioso. E allora, guardate qua, vi ricordate i gamberi, i gamberoni? Facciamo così, la testa la mettiamo qua. Uno e due. E vai. E poi a questo punto aggiungiamo il nostro pomodoro che dovrà insaporirsi, quindi altri 10 minuti in modo tale che prenda il sapore anche della testa dei gamberi. Guardate com'è diventato. A questo punto sfumiamo con un po' di vino, mettiamo al massimo, sale. Allora, rana pescatrice, eccola qui, guardate che bella. Poi il nostro pescetto, eccolo qua. E lo mettiamo da una parte in modo tale che non si scomponga. Ok. Poi le nostre mazzancolle, anche queste le mettiamo da una parte. Cioè, che meraviglia.
Questi sono i gamberoni, ovviamente li mettiamo qui. Non è finita, eh? Eh no, perché abbiamo anche, per non farci mancare nulla, le nostre vongole, le vongoline e le nostre cozze, alle quali abbiamo tolto il bisso. Eccoci. Allora, innanzitutto facciamo vedere com'è stato stare il pane, perché che zuppa è senza pane? Certo. Zuppa, no? Guardate, ho appena spento. Eccola qua. Che meraviglia. Ecco qua. Allora, mettiamo il nostro pane sul fondo. Sul fondo. Ok, e poi cominciamo a mettere tutte le nostre cose, soprattutto qui il bagniamo, sughetto, no? Certo. Ecco qua il sughetto, la rana pescatrice. La rana pescatrice, ecco qui, vado in fondo così la prendo. Calamari, guardate che meraviglia, eh? Guardate che bello. Cozze. Ecco qua. Ah vabbè, che dici? Direi che il profumo è meraviglioso e anche l'aspetto. Ok, prendiamo le nostre mazzancolle, eccole qui. Allora, mettiamo ancora un po' di prezzemolo. Che dici, ancora un po' di sugo? Sì, ecco. Sì, che quello... Questo è molto molto saporito, eccolo qua. Guarda che profumo. Allora, un po' di prezzemolo e poi guardate, ci mettiamo un po' di olio, lo zenzero e il limone, eccolo qui. E quindi questa sera da casa di Luca vi salutiamo, io ed Ale, con la nostra zuppetta di pesce. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao!